BBC a tutti, io sono Rubaldo e vi do il benvenuto nel mio canale. Sto dedicando la mia passione e conoscenza su questo titolo per rendere la vostra esperienza di gioco ottimale. Nel mio canale e nella sezione dedicata playlist troverete tutti i video guida da me creati per voi. Ma non finisce qui, in descrizione troverete il link di tutti i gruppi dedicati, gestiti da me e dai miei collaboratori. Vi lascio la visione del video e non dimenticatevi di lasciare un bel like di supporto al creatore, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui prossimi video in uscita e quando andrò in live streaming. Buona visione! Bene ragazzi, questa guida sarà abbastanza veloce ma incisiva, vi farò vedere esattamente tutte le localizzazioni dei cumuli dove troverete appunto il tesoro, delle varie mappe del tesoro per quanto riguarda ovviamente la zona della foresta, quindi vedremo le zone dalla 1 alla 10, sono 10 mappe, 10 localizzazioni diverse e qui a video vi farò vedere brevemente dove poter appunto trovare il tesoro nascosto sotto i cumuli, i macerie ecco che si celano. Questa è la prima mappa del tesoro e dovrete dirigervi a Point Pleasant, esattamente nel punto indicato in mappa. Dopodiché raggiungerete appunto questo grande ponte e noterete sulla parte sinistra o viceversa destra, se raggiungete ovviamente il punto dall'altra parte, un cumulo di macerie esattamente sotto il ponte. Questa è la seconda mappa. Dovrete raggiungere esattamente questo punto che sta poco a nord della fabbrica della Nuka-Cola. Dovrete andare poi esattamente in questo campo dove troverete il porcello arrosto, la chitarra e sotto appunto l'arrosto troverete esattamente il cumulo. Eccoci alla terza mappa. Come vedete dovrete raggiungere la torre radio, ma dovrete andare poco più a nord ovviamente di questa torre, vi ho indicato il punto in mappa, e raggiungere esattamente come vedete questa struttura che sembra essere una specie di altalena abbandonata. Subito sotto troverete il cumulo. Per quanto riguarda la mappa numero 4 sarà molto semplice trovare il punto, dovete dirigervi alla fattoria di Anchor e proprio nei pressi di questa fattoria troverete un velivolo ormai in disuso e nel suo fianco sinistro troverete un cumulo di macerie dove potrete recuperare il tesoro. Per trovare invece il tesoro della mappa numero 5 dovrete recarvi al deposito ferroviario di Charleston e dirigervi esattamente ai punti indicati in mappa. Troverete appunto un vagone diroccato e sulla sua sinistra troverete come al solito il cumulo di macerie da dove potrete recuperare il tesoro. Eccoci al tesoro della mappa numero 6, per poterlo raggiungere dovremo recarci poco sopra a nord del campo del sovrintendente nelle sponde del fiume, quindi proprio in riva troveremo il tesoro e il cumulo. Per trovare il tesoro della mappa numero 7 ci dovremmo recare al belvedere della vedova e dovrete dirigervi esattamente nella parte destra del cartellone, o sinistra dipende ovviamente dalla parte da dove state salendo, dovrete salire più o meno nella montagnola, troverete comunque questo grandissimo tabellone ed è impossibile non identificarlo, troverete un cumulo proprio sulla parte destra di questo tabellone. Nella mappa numero 8 ci viene indicato un binario, infatti dovremmo andare poco a sud del deposito ferroviario di Morgantown e troveremo appunto un cumulo di macerie qui come potete vedere anche da immagine. Per la penultima mappa, la mappa numero 9, dovremmo andare a sud di Summersfield nella Route 87 e troveremo esattamente questa casa con, come vedete, le fondamenta un po' bucate e proprio di fronte a questa grata bucata potremo trovare il cumulo. Ed eccoci giunti all'ultima mappa, dovremo dirigerci esattamente poco a sud seguendo la sponda del fiume e i rifornimenti minerari di Greg, troveremo appunto la sponda del fiume e proprio sopra una roccia ci sarà un cumulo dove troveremo appunto l'ultimo tesoro. Per questa guida era tutto ragazzi, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, mi raccomando se ancora non l'avete fatto lasciate un bel like a questo video, condividetelo con i vostri amici per farlo girare ma soprattutto per far conoscere il canale e farlo crescere. Vi invito ovviamente ad unirvi ai nostri gruppi Telegram degli scambi e gruppo generale, troverete tutti i link qua sotto e le informazioni. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanellina per ricevere le prossime notifiche, noi ci vediamo al prossimo video, bella!